le donne. Alla Camera dei Deputati, a proposito di presenza femminile, vedo Marco D'Ifonso proprio con una deputata del Movimento 5 Stelle. Allora, buongiorno a entrambi. Buongiorno Milo, sì, siamo con Laura Castelli, deputata del Movimento 5 Stelle. Con lei commentiamo le ultime notizie che arrivano dalle audizioni che si stanno susseguendo in commissione riunite bilancio di Camera e Senato. Poco fa Banca Italia, sta ancora intervenendo il vice direttore Signorini, ha lanciato un allarme sulla spending review, ha detto per il 2015, così com'è fissata dal governo, non basta a raggiungere gli stessi obiettivi del DEF. Che ne pensa? Sicuramente è più interessante per quel che riguarda la spending review le dichiarazioni di ieri di Cottarelli, che di fatto danno ragione a quella che era la nostra preoccupazione qualche mese fa, ossia un governo che non riuscirà a fare quei tagli che per 20 anni la politica non ha voluto fare. Per cui Cottarelli, come si può dire, alza un po' le mani rispetto a una politica sorda sui tagli che veramente servono al Paese. Milo, titolavamo sulle nomine, molte donne, non era mai successo che alla presidenza di grandi società partecipate arrivassero tante donne, almeno questo lo riconoscete come un buon segnale, come 5 Stelle, qual è il vostro giudizio? Io non credo che la notizia sia rispetto alle donne, ma rispetto a un'altra volta i conflitti di interessi che queste donne hanno, e inoltre quanto queste nomine siano frutto di una cattiva gestione pubblica delle stesse, cioè chi fa male al paese per anni poi si trova nominato nelle grandi aziende pubbliche. Senta, non posso non chiederle dell'ultimo, diciamo, post di Grillo che ha fatto parecchio rumore, quella a parafrasare la poesia di Primo Levi, anche l'intestazione Lavoro rende liberi di Auschwitz, forse un po' esagerato ieri Grillo, una linea che condivide. Allora, quello era un elogio a una persona grande come Primo Levi, che dietro ha solo una notizia che nessuno continua a dare in questo paese, che sono 20 anni che la mala politica ammazza la gente. L'ha fatto con Equitalia, l'ha fatto con la sanità pubblica che non funziona, l'ha fatto con i rifiuti, per cui questa mala politica ha ucciso delle persone. Cosa dobbiamo aspettarci? Oggi Grillo è atteso qui alla Camera, in conferenza stampa, sono delle novità particolari in arrivo da annunciare. Uno dei 20 punti era l'abolizione di Equitalia, oggi presentiamo la legge sull'abolizione di Equitalia, credo che i cittadini saranno contenti di questo passo avanti e spero che Renzi si sbrighi a prendere coscienza di questa legge voluta da tutti. Ringraziamo Laura Castelli.